Ah, buongiorno! L'anno scorso. Allora, un goccetto di birra. Ci abbiamo l'amica Tania che ci è venuta a trovare. È un'amica della comunità. Quella la conoscete. Ci stiamo facendo un po' di pescetto. C'ho due trote e una spigoletta. Riempite con aglio, rosmarino, un filetto d'olio, un po' di sale e alla fine gli metto un goccino, una spolverata di pepe. Pescetto cotto e adesso metto a scaldare su un'altra griglia a pinza. Ci siamo spostati sotto al tendalino perché un po' grigio, abbiamo sentito qualche lampetto. Vuoi vivere wild? La natura è natura. Pinza e andiamo alla pappatoia, va. Cioè sta piovendo con il sole, eh? Cosa fa? Ragazzi, la pinza è pronta? Bene. Buona. Col pescetto. E vai. Facciamo un contorno. Amore di Bobby, chi c'è? Ti ho fatto la barriera. Ciao Bobby. Potete cacciare. Vieni. Dai. Vieni. Piano piano, dai, ce la fai, dai. Dai che ce la fai. Dai. Qua, qua. Qua Bobby, qua. Dai. Dai che ce la fai, sa? Carchia bu. Dai, andiamo. Andiamo. Dai. Cioè, ma tu ti rendi conto che non ce la fai a scavalcà? Zampe gu. Dai, andiamo. Andiamo. Ciao. Salame. Dai, vieni qua, dai. Qua. Vieni qua. Vieni. Bravo, amore, bravo, bravo. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Mamma mia, pare che sta parto lì. Dai, vieni qua, che te fai male. Vieni che ti aiuto, dai. Vieni che ti aiuto. Bravo, Bobby. Bravo. Aspetta, aspetta che ti apro il gradino. Vai.
casa. Ah. Mo vi dico che c'ho là dentro. Andiamo un attimo a fare un giro là. Andiamo giusto a controllare se sta tutto a posto. Poi vi spiego perché mi fermo lì col camper. Quando vede casa, ormai quando viene qui è felice. Ma io più di lui. Mi sa che ha smesso di crescere, eh? Qua continua a resistere. Luce. Non andà là a mezzo. Vieni qua. Mannaggia la miseria. Allora lì dove mi metto sempre devo tagliare l'erba un'altra volta. La catena ancora regge. La tenda in piedi. Devo finire sto lavoretto di sassi tutto attorno. Devo dare una buttarella qua. Devo dar coppale. Questo è cascato. Bravo, falcia. Qui sono cascati i rami sopra. Ok, le piantine stanno bene. Qui c'è sto bocciolo, questa rosa che diventa sempre più grande. Il peperoncino. Qua Sami mi ha messa la salvia, ma mi ha messa proprio sopra. Questa è andata. Questa sta tenendo, ma la devo mettere più sotto. Vabbè, devo dare una pulita qua attorno. C'è tanto da fare e c'ho poco tempo. Oh. Ok, sta tutto bene. Fantasticosa. Vi spiego perché mi sono fermato lì e perché avete visto quei legni all'ingresso del campo. Perché costruisco il cancello. Quindi la recinzione partirà proprio da costruire e posizionare il cancello. Oggi è sabato e c'ho oggi e domani per farlo. Poi devo rientrare perché devo andare a lavorare, se no il legno non si paga. Questa sta cacchina non so che è. Vera Poppy? Quindi adesso mi piazzo bene, apro il tendalino, mi porto il banchetto qui e cominciamo a fa sto cancello, va?
E io te lavo. Ok, ce lo siamo aperti. Adesso liberiamo un pochettino qua. Ho comprato satanica con rubinetto, sempre da 10 litri. Questa per lavarsi le mani, cose. Appoggio poi da qualche parte. Allora, dato che c'ho poco tempo e devo fare i buchi per i due pali che, laterali che sosterranno il cancello, e di usare la catramina, non volevo usarla ma non c'ho tempo da organizzarmi per il fuoco, bruciarli bene, quindi gli do la catramina. Cosa fa? Purtroppo il tempo è questo. Qua ho comprato filo nuovo per decespugliatore, io lo prendo sempre quadrato, spesso, che ci faccio di tutto, taglia di tutto. Olio per fare la miscela e ho comprato la cartoccia. Dalla parte c'è la punta e da una parte il cuoppo, il cartoccio. Questa smolli, questa scavi, perché quel cavolo dei cavatappi blu che avevo comprato va bene, per questo terreno va bene, te massacri e non fai più di tanto. Con la cartoccia dovrei fare un po' di più, dovrei, ma è ammazzata, devo fare due buchi solo, ma due buchi mezzo metro. Ho preso i pali da 2,5 metri, quindi mezzo metro andrà su, spero di farli da mezzo metro. Vabbè, comunque, pagata 30 euro, core mio, fatte capanna. Ecco qua. No, stai tranquillo. Ci penso io. Aspetta. Prima però se famo una cosa da mangiare, perché sennò se ci ho fame non riesco a fare niente. Ova! Pepe, aglio in polvere e peperoncino, è l'ultimo ingrediente, alla fine. Thank you.
Oh, mamma mia! E guarda che sei macello! Sei un brividente! Fate, te lo fa un po' più là! Fate più là! Oh, ora che si è stemperata un po'! Parmigiano, un po' di parmigiano, questo è l'ingrediente finale, un po' di parmigiano, ok, e un po' di parmigiano, adesso sì. Ehi tu, Albano! Poi. Un po' di maionese. Un goccetto d'acqua. Pensaggiamo, no? Allora io il rosso, io lo rompo sempre perché il rosso ti porta a mangiare pane, e il rosso come fai, non fai la scarpetta al pane, come non lo posso mangiare, lo rompo e lo faccio cuocere. Vai. C'è un filo di piccante, eh? Basta. Allora. Il lavoro che farò sarà montare i due pali laterali con i pali più piccoli, creare prima la struttura delle due ante, perché farò il cancello a due ante sempre con gli stessi pali, farò delle traverse tipo steccato che andrà da un montante all'altro del telaio su tutte e due le ante. Semplice, semplice, quanto più naturale possibile, in legno primitivo come campo brace, come so io che cose semplici. Uova e la maionese, sono cugini. Hai voluto col peperoncino? Non te ricchi, eh? Un po' d'occhio, un po' che misure, cercherò di fare una cosa decente. Si è capito? Sì. No. A 52 anni non faccio oggi per vivere domani, io vivo oggi, il momento è adesso. Ah. Stavo peggio.